Sri Aurobindo, l'importanza del lavoro nello yoga. A che cosa serve sapere soltanto? Perciò ti dico, agisci e sii. Per questo Dio ti ha dato un corpo umano. Se il tuo scopo è grande, ma i tuoi mezzi sono piccoli, agisci comunque, perché solo con l'azione essi possono crescere in te. Naturalmente l'idea di grandezza o di piccolezza è del tutto estranea alla verità spirituale. Spiritualmente non c'è niente che sia grande o piccolo. Simili idee sono come quelle dei letterati, i quali pensano che scrivere una poesia sia un lavoro elevato, mentre fare scarpe o cucinare il pranzo sia un lavoro piccolo e basso. Ma agli occhi dello spirito tutto è uguale. È solo lo spirito interiore con cui il lavoro viene fatto che conta. E lo stesso si può dire per qualunque lavoro. Non c'è niente di grande o di piccolo. Coloro che in tutta sincerità lavorano per la madre vengono preparati dal lavoro stesso a realizzare una giusta coscienza, anche se non meditano o non seguono nessun'altra pratica di yoga. Non è necessario spiegarvi come meditare. Qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno vi arriverà spontaneamente se nel vostro lavoro e in ogni momento siete sinceri e siete aperti alla madre. Maggiori sono le difficoltà che si presentano nel lavoro, più se ne può approfittare per rendere sempre più solida la propria equanimità, se però si riesca a prenderle nel giusto spirito. Dovete inoltre mantenervi in uno stato di costante apertura per poter ricevere l'aiuto, poiché in effetti la madre è sempre pronta a fornirvi l'aiuto necessario per cambiare la vostra natura. La madre. Lavorare per il divino è pregare con il corpo. Lavorare nel giusto spirito è meditare. Se non fate nulla, non potete avere alcuna esperienza. Tutta la vita è un campo di esperienza. Ogni movimento che fate, ogni pensiero che avete, ogni azione che compite, possono costituire un'esperienza. Anzi, devono essere un'esperienza. In particolare, poi il lavoro costituisce in modo naturale un campo di esperienza nel quale si deve riuscire ad applicare tutto il progresso che si cerca di realizzare interiormente. Se ve ne restate invece in meditazione o in contemplazione senza lavorare, beh, allora non potete sapere se siete progrediti oppure no, e potreste in effetti star vivendo un'illusione, l'illusione cioè del vostro progresso. Se invece iniziate a lavorare, allora tutte le circostanze del vostro lavoro, i contatti con gli altri, tutto ciò di cui vi occupate, diviene un campo di esperienza
di modo che potete divenire consapevoli non solo del progresso che avete già compiuto, ma anche di quello che dovete ancora compiere. Credo proprio che per ciascuno sia diverso. Ciascuno deve infatti riuscire a trovare le attività che aumentano la sua aspirazione, la sua coscienza e la sua conoscenza profonda delle cose, mentre deve al contrario individuare tutte quelle attività che lo rendono meccanico e lo portano in modo maggiore ad avere una relazione puramente materiale con le cose. È davvero difficile fare una regola generale. In sostanza, dipende più dal modo di fare una certa cosa che dalla cosa in sé. Prendete ad esempio un lavoro di tipo puramente materiale, come ad esempio spazzare i pavimenti o pulire una camera. Ebbene, sono del tutto convinta che un'attività del genere, se svolta con un senso di perfezione e di progresso, possa portare ad uno stato di coscienza molto profondo, mentre invece altri tipi di lavoro, che vengono di solito considerati più elevati, qualora vengano svolti con l'idea di ottenere fama o per soddisfare la propria vanità, o anche per trarne un vantaggio materiale, non vi aiutino a progredire. Vedete quindi come questo costituisca già una specie di classificazione, che dipende però più dall'attitudine interiore che dal fatto esteriore, ed è una classificazione che si può applicare a tutto. Quando svolgete un lavoro e vi imbattete in qualcosa di esteriore che vi pone dei problemi, guardate allora dentro di voi e troverete di certo la difficoltà corrispondente. Cambiate voi stessi ed anche le circostanze cambieranno.